Io sono, sì, sono nato a Correggio, però sono di Campagnolo Emilia, esatto. Mi sono trovato benissimo, ho trovato un ottimo gruppo, pieno di ragazzi giovani come me, ma anche esperti, esperti, mi sono trovato veramente bene, insomma. No! Cioè, io preferisco giocare a destra perché mi piace attaccare, mi piace rientrare, insomma, mi piace il dribbling e il tiro. Ma anche a sinistra divento, cioè, insomma, vado, mi fa bene anche giocare a sinistra. Naturalmente a sinistra sono più portato a fare i cross che a rientrare, ecco. La parte difensiva è quella che mi manca di più, però naturalmente adesso con anche il mister stiamo cercando di lavorare per migliorare anche quell'aspetto lì, per diventare, insomma, ancora più completo. Il 4-4-2 l'ho sempre fatto, ecco, perché anche a Trieste facevo il quarto di destra, quindi non, anche in primavera all'Inter, quindi non è quello il problema, ecco. Sì, ero consapevole che comunque sì, avevo fatto un'annata decente, però non da fare il salto, ecco. Bello che non è capitato che è arrivata la chiamata. Io mentre stavo andando a fare un giro, eccetera, un signore mi ha fermato e mi fa: ma è vero che vai a Bologna? Allora io lì ho detto: ma stiamo dando i numeri. Poi alla fine, sì, ero a casa mia che stavo andando a fare un giro e questo signore mi ha fermato. Fa: ma è vero che vai a Bologna? Aveva letto su Sky. Su Sky. Poi dopo, quando ho rivisto tutti, anche i miei amici, disse, eccetera, anche tutti loro mi hanno detto: ma è vero che vai a Bologna? Perché c'è scritto su Sky? Ho detto: ragazzi, io non so niente. Il mio procuratore l'ho chiamato, mi ha detto che lo sapeva, però giustamente non mi ha voluto dire niente. Mi ha detto che c'era una mezza idea, eccetera, che comunque non era ancora tutto concreto, di stare tranquillo. E poi dopo, pian piano, ma io con Arrigoni mi sono trovato veramente bene. Anche sia a livello calcistico che umano, poi diciamo che è quello che mi ha dato più fiducia di tutti. Giocare poi anche la prima, subito contro l'Inter, insomma, bisogna avere una certa compattezza. Spero di essere a disposizione almeno per riuscire a vedere anche alcuni miei ex compagni e comunque per avere il piacere di giocare contro i loro, insomma. Ecco, sì, ho giocato in Coppa Italia con la Regina e poi dopo ho giocato con la Lazio. Però ho avuto anche, tra virgolette, un'esperienza internazionale dove ho giocato in prima squadra con l'Inter contro l'Ajax a Dubai. Già il fatto di essere in Serie A sono contento, però sicuramente non è, cioè, diciamo che è il mio sogno, insomma, essere arrivato a giocare nella massima serie qua in Italia. Poi è naturale che il mio prossimo obiettivo è quello comunque di riconfermarmi, di cercare di starci il più possibile, che sarà ancora più difficile che arrivarci, insomma. Che in tanti arrivano in Serie A e poi dopo spariscono, insomma, quindi. Naturalmente, se arriveranno altri acquisti, eccetera, saranno importanti. Comunque noi cerchiamo di lavorare adesso noi come siamo, come squadra, e poi dopo speriamo di fare il meglio possibile.